Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo promesso dei video un po' particolari. Uscirà più avanti quello delle magliette, ma ho fatto un piccolo cambio di programma. Cominciamo con le mascotte. Quella che vi farò vedere è la mia collezione di mascotte. Ovviamente la maggior parte sono della Juve, ma poi ci saranno anche dei mascotte ufficiali, anche di sempre riguardante lo sport, anche dei mondiali, eccetera, eccetera. Adesso vi farò vedere. Devo essere sincero, non è tutta qui la mia collezione, nel senso che io so benissimo di avere anche almeno il pupazzetto piccolo così del mondiale del 2006, mondiale 2006, quello appunto vinto dall'Italia che era il leone con la maglia tedesca, ma ovviamente lo devo trovare, ce l'ho in qualche scatolone sicuramente, ma salterà fuori. E in più sono sicuro di avere anche il pupazzo della Juve, ufficiale degli anni 80. E quelli sono sicuro di averli, non li ho qua materialmente perché li devo ancora ritrovare nei miei scatoloni. Quindi quelli che farei ovviamente una parte, ma già una parte abbastanza sostanziosa. Ho preferito iniziare con le mascotte semplicemente perché era un video più leggero, più veloce e più comodo da girare. Ecco, le magliette lo farò, ma cercherò pian piano di organizzare meglio la cosa perché è un pochino più impegnativa. Quindi cominciamo subito con ovviamente la Juventus, che è la maggior fucina di queste mascotte della mia collezione. E cominciamo con quelle non ufficiali, che io ho messo dentro lo stesso nel video perché mi piacevano. Diciamo che sono mascotte un po' particolari. Questa che è degli anni 70, che non è ufficiale, ma è molto carino, è antistress numero 10. Questa mi è stata regalata ed è molto 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 interessante, molto carina come mascotte. E anche un'altra degli anni 70, 70-80, non ufficiale, molto carina, è il classico, come possiamo dire, cocherino della Juve, e so che l'hanno fatta anche di altre squadre, ma questo qua è stata molto in voga negli anni 70 e 80, soprattutto 80, ecco, diciamo metà anni 80, inizio anni 90 anche, cioè insomma è stato abbastanza in voga per molto tempo, no? Per 2 decenni almeno, quindi magari ce l'avete anche voi a casa. Questa non è ufficiale Juve, ma ripeto, è una delle mascotte che è andata più in voga in quegli anni lì. Adesso vediamo alla Juve ufficiale. Allora io andrei in ordine di tempo. Andrei in ordine di tempo. E quindi andando in ordine di tempo, il primo che vi dirò, vi farò vedere adesso vi faccio vedere, Alex. Di questo ne ho addirittura due. E in realtà ho anche i pupazzetti di Alex, però io ho portato i peluche per farvi vedere, ma ripeto, ho anche i pupazzetti. Alex era la mascotte della Juventus degli anni 95-96, fai 96-97-98, inizi 2000, e infatti ripercorre l'immagine di Del Piero, infatti è un Del Piero pupazzato, mettiamola così. E questo è sicuramente un pezzo abbastanza importante della mia collezione perché mi piace parecchio. Poi veniamo invece poco tempo dopo, se non addirittura anche in contemporanea, la Juve ha fatto uscire una cosa molto molto carina a mio avviso, che era il tifosotto, cucciolotto, cose del genere. Tifosotto, ecco, c'è il nome dietro, che era questo. Questo è il tifosotto, adesso questo non va, ma in realtà ballava e cantava. Questo era una serie che l'hanno fatto di Juve, Milan e Inter, però è ufficiale, quindi ufficiale Juve, non era la mascotte ufficiale come può essere JD adesso, J mi manca, la devo ordinare. Ma comunque era un pezzo ufficiale, come potete vedere, ed è molto carino, forse una delle più carine per i bambini, perché è proprio un classico sacchiotto. Ufficiale Juve, quindi assolutamente una cosa molto carina, e ripeto, l'hanno fatto anche di Milan, Inter e appunto Juve, ma questo sicuramente io c'ho quello, ovviamente quello della Juve. Passa ancora poco tempo, non tantissimo, ed esce un'altra zebra di cui non mi ricordo il nome, che è questa.
Questa qua già siamo un pochino più su, anzi qua siamo già oltre gli anni 2000, perché io questa mi ricordo che le presi anche allo stadio, quando sono andato a vedere Juventus Armenia Bratislava, quindi questa è in ordine di tempo l'ultima mascotte della Juve prima DJ è questa. E io ho questo e ho anche il cappello l'ho presi, questo cappello qua. Addirittura l'ho presi in una partita delle Alpi, quindi stiamo parlando di 2003-2004, quindi questo è sicuramente l'ultimo in ordine di tempo prima, come ho detto, DJ. Questo è un cappello, è una mascotte, ma in realtà è un cappellone gigantesco, tiene un caldo boia, però è quello. Quindi queste qua sono le due mascotte finali per quanto riguarda la Juve. Mentre usciva questa della Juve, che poi è diventata la mascotte ufficiale, il Milan tirava fuori il diavoletto e questo mi era stato regalato. Il diavoletto, questo addirittura secondo me è un po' prima, perché questo fa parte della linea dei giochi preziosi. Infatti, se vedete alla maglia, poi ecco, ho scritto 16 volte campione d'Italia, quindi stiamo parlando di questa maglia, la maglia del periodo di UEA Pirov, quindi infatti giochi preziosi c'è scritto, quindi stiamo parlando dei fine anni 90. Del Milan vibra pure. Mi era stata regalata da mio cugino che è milanista, pur non essendo milanista l'ho sempre tenuta perché comunque è una collezione, quindi sempre pur non amando particolarmente il genere. Della Juve mi sono dimenticato però un pezzo secondo me molto molto raro, che era il Willy e Coyote ufficiale con la maglia della Juve, fa anche da portacellulare. Questo Willy e Coyote qua è degli anni 2001-2002, infatti la maglia che c'è su è quella di Ciao Web, quindi c'era ancora Zidane, c'era eccetera eccetera eccetera. È molto carino perché è fatto veramente bene ed è ufficiale Juve questo, questo è un prodotto ufficiale Juve. Non tutti hanno questo pezzo, secondo me è uno dei più rari di quelli che ho, è uno dei più rari. Rari. Non ho solo pupazzi di calcio, infatti vi presento la mascotte dei Pittsburgh Steelers, che è questa, che è questo gorillone gigantesco, questo è il pupazzo dei Pittsburgh Steelers. La verità, questo qua non l'ho comprato, ma l'ho vinto in un Luna Park. Però, scegliendo il pupazzo, ho visto che era dei Pittsburgh Steelers, ho visto che era di una squadra e me lo sono preso. Però non lo sono andato a comprare io, ma diciamo che è stato vinto al gioco. Veniamo adesso dunque alla parte invece sulle mascotte dei mondiali, ne ho due, come ho detto ne avrei di più, ma le devo cercare. Quindi parlando delle due che ho qua, che vi posso mostrare, vi mostro sicuramente uno dei pezzi che magari ce l'avete anche in casa, che è Ciao, Ciao d'Italia 90. Questa è una mascotte, una delle forse delle mascotte più valide che ho, più di valore, magari ce l'avete tutti, però sicuramente fa sempre effetto vederlo. Questa appunto è stata la mascotte ufficiale d'Italia 90. E poi la mascotte del mondiale, che paradossalmente per me è stato il mondiale a cui sono più affezionato. Sono più affezionato perché mi ha fatto avvicinare anche al mondo dei videogiochi, FIFA 98, e affezionato perché l'ho vissuto appieno essendo andato in Francia in quel periodo lì, e forse uno dei primi mondiali che ho vissuto proprio mentalmente, cioè prima ero troppo piccolo per godermeli, il primo che mi sono goduto, tra l'altro un mondiale che mi ha dato una delusione enorme perché io pensavo che quell'Italia potesse vincerlo, sensazione che poi alla fine mi è stata confermata dai risultati, perché la Francia che con noi secondo me meritava di uscire poi ha vinto alla grandissima mondiale ed è ovviamente il pupazzo di France 98, come potete vedere il galletto francese di France 98, questo io ci sono affezionatissimo. Proprio perché, come ho detto, io sono andato in Francia a maggio del 98, poco prima del mondiale. Sono andato anche a Parigi, questo lo acquistai lì, ma allora diciamo che te lo tiravano dietro, non è che costavano tanto, allora non erano, non, quello non c'era. E presi anche, sempre di col sul galletto, il vasetto, quello della neve che scende, no? Quello classico di Natale che giravi, veniva fuori la neve con il galletto di France 98. France 98, che ripeto, questo è stato assolutamente, questo è il galletto, ma che ripercorre un mondiale di cui sono veramente molto molto affezionato proprio per tutto quello che c'era dietro, quindi un aneddoto molto importante, come ho detto,
Il primo videogioco di calcio che ho avuto è stato FIFA 98, che tra l'altro, rimanga qua, secondo me strutturalmente uno dei migliori videogiochi di calcio che hanno fatto, col calcetto dentro, le qualificazioni mondiali, cioè veramente avevano fatto una cosa veramente molto molto figa. E anche in FIFA 98 c'era sempre questo galletto che ballava e quindi ci sono particolarmente affezionato. Ragazzi, chiudo qua questo video. Questa, come detto, è una parte della mia collezione di mascotte, perché l'altra la devo trovare. Man mano che la troverò, magari aggiornerò questo video. Questo è comunque il quanto. E ho tanti video da farvi vedere sulle mie collezioni. C'ho quella dei palloni, c'ho quella delle magliette, tutti inerenti ovviamente al mondo del calcio, eccetera. E quindi niente, quindi pian piano con questa quarantena forzata vi mostrerò più collezioni possibili. Io sono un collezionista seriale, quindi ne ho di cose da farvi vedere. E niente, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale.